archivio di Stato di Agrigento, diretto da Rossana Florio, partecipa alla Festa della Musica 2019 con l'iniziativa intitolata Musica in Archivio. Al mattino di oggi, venerdì 21 giugno, nella sede dell'archivio di Stato, in via Mazzini, l'inaugurazione di una mostra documentaria con frammenti delle pergamene musicali provenienti dal fondo notarile e alcuni manifesti di opere liriche rappresentate al Teatro Regina Margherita di Girgenti, oggi Teatro Pirandello, e poi una esibizione musicale degli allievi del corso ad indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo e Seneto di Agrigento, con un repertorio di musica classica e moderna incentrato sull'uso della chitarra classica. Oggi l'Archivio di Stato partecipa alla Festa della Musica per l'edizione 2019, che è una delle manifestazioni certamente più significative che il nostro Ministero sponsorizza per valorizzare il patrimonio culturale musicale. Noi partecipiamo anche con la finalità di valorizzare le fonti archivistiche di cui siamo detentori e che hanno attinenza con il tema della musica. Nello specifico l'esposizione che è stata allestita per l'occasione odierna riguarda documentazione su pergamena che è stata utilizzata come materiale di consolidamento per i volumi notarili, dai quali sono stati fortunosamente estratti anche spartiti musicali utilizzati sempre come strumento di consolidamento delle coperte dei volumi notarili, nonché manifesti di opere liriche rappresentate al Teatro Regina Margherita, oggi Teatro Pirandello. La manifestazione verrà arricchita quindi anche dall'intervento musicale a cura dell'Istituto Comprensivo e Seneto di Agrigento, al quale noi siamo assolutamente grati per la collaborazione, che rappresenta anche una forma di condivisione di intenti tra istituti che perseguono le medesime finalità di educazione e di formazione. Nella vetrina possiamo vedere alcuni esempi quindi di coperte in pergamena che servivano a rivestire i bastardelli e i volumi notarili, ovviamente con lo scopo di preservare la documentazione, e che ci hanno però restituito dei frammenti di antichi antifonari, quindi carte liturgiche non più utilizzate e riutilizzate invece come materiale quindi per la copertura dei volumi notarili, nonché degli spartiti musicali che erano stati inseriti nella coperta di quel volume notarile per creare spessore e quindi consolidare e condizionare in maniera più opportuna la documentazione. Interessanti certamente anche questi altri piccoli frammenti in pergamena che presentano una piccola parte insomma, di note musicali che venivano utilizzati invece come strumento per consolidare le cuciture dei volumi notarili. L'Istituto Comprensivo e Seneto è uno dei istituti ad indirizzo musicale di Agrigento, quindi abbiamo diversi alunni che studiano proprio la musica, è uno strumento musicale a scuola. Oggi partecipano con molto piacere alla Festa della Musica su invito dell'Archivio di Stato. Abbiamo portato oggi a partecipare l'ensemble di chitarre, sia solisti che il gruppo che, insomma, che si sta preparando alle nostre spalle.